Le interviste impossibili. Edoardo Sanguinetti incontra Sigmund Freud. Venga, venga avanti, la prego. Non deve mica sentirsi a disagio. Qui i clienti io li ricevo quando voglio. L'avrà vista lì sull'uscio la mia targhetta d'ottone bella lucida che dice consultazione perpetua, giorno e notte. Certamente l'ho vista, ma io vede, non vengo mica qui in veste di paziente. Lasciamola perdere la veste, perché guardi, dicono tutti così. Ma siamo tutti pazienti qui, invece, per necessità. Nell'oltremondo, egregio signore, o si sta come pazienti o non si sta affatto. Proprio come nel nostro vecchio pianeta, del resto. Mi dica dunque, tranquillamente, quali disturbi l'affliggono? Non si tratta di disturbi, illustre professore, anche se mi rendo conto naturalmente di disturbarla non poco. Si tratta semplicemente di alcune domande, assai discrete del resto, che sarebbe mia intenzione sottoporre alla sua cortesia. Gran brutto giro di parole, per incominciare. E sarà bene che io le dica immediatamente che le domande, se di domande si tratta, sarò io a porle e non lei. Capirà bene che è il mio mestiere. Ma perché se ne sta lì in piedi, titubante e perplesso? Si metta comodo qui, su via, sopra questo lettino, bello disteso, come se dovesse farci una sua bella dormita, giù. Adesso si concentri, chiuda gli occhi, si rilassi, ecco, così. Parli pure se ne ha voglia, ma si lasci andare, io mi metto qui, fuori tiro, e se permette prenderò soltanto qualche appunto di tempo in tempo. Veramente sì, ero io che volevo prendere qualche appunto. Tutti così, benedetto uomo, tutti così. È un'epidemia. Me ne arrivano non so quanti al giorno, quassù di tipi come lei. Al prossimo congresso oltremondano ci farò una mezza relazioncina in proposito. Ho pensato di definirla, questa sindrome qui, una nevrosi da scambio. Come lei può constatare, consiste in un tentativo di inversione delle parti, per cui si vogliono alterare i ruoli e rovesciare i rapporti. È come se lei, tanto per dire, essendo un fratello di una sorella, volesse fare la sorella di suo fratello, cioè la sua sorella di lei, e si convincesse che sua sorella invece è il fratello della sorella, cioè suo fratello di lei, sorella. Lei ha sorelle? No, illustre professore, sono figlio unico. Gran brutta situazione, altamente patogena di norma. Penso al suo papà, poveretto, che ne avrà visto delle belle, immagino. Per non parlare della sua povera mamma, ai ai ai. Ma ecco, torniamo alla nostra nevrosi da scambio. Si metta bene in testa, gentile visitatore, che il medico interroga e che il paziente risponde. E che io sono qui per interrogare, sono qui per sapere, che mi pagano proprio per questo. Anche qui, sì signore, che sono mantenuto io qui per i miei punti interrogativi, non per altro, capito? Sì, chiarissimo, ma è che non mi sono espresso bene, mi perdoni, sono tutto emozionato e sconturbato. E questo lettino... Ebbene? Che cosa c'è da dire contro questo lettino? No, dico soltanto che non è fatto per rendere più agevole e più distesa la situazione. Lei non sta forse mollemente sdraiato? Sì, sdraiato, sono sdraiato. È forse il lettino reso tormentato da aculei sporgenti? No, non dico questo, no, dico soltanto che in poltrona, comodi, bevendo una birra fresca, guardandoci negli occhi, noi ci staremo meglio, tutti e due. Ma questo non importa che sia detto per inciso, quello che voglio dirle è tutt'altro, perché lei deve sapere,
che da tanto, tanto tempo io sognavo di poterlo incontrare. Benissimo, ci siamo, ci siamo. Guardi, con lei, che mi è simpatico anche perché è piuttosto timido, e io per i timidi, sa, per gli introversi, come diceva quel disgraziato, ma lasciamo perdere, ci ho una certa tenerezza. Con lei io voglio giocare a carte scoperte per quel che si può e che l'onore della professione permette, si intende. E insomma, nei limiti del lecito, procederemo confidenzialmente come alla luce del sole, eh? Le va bene? Anzi, per non accrescere ulteriormente il suo manifesto stato di disagio, perché la vedo lì sopra il lettino che si scontorce e si dibatte non poco, io parlerò di lei come di una terza persona, di cui noi andiamo familiarmente discorrendo così fra di noi, per amore di pettegolezzo, per il piacere di chiacchierare. Per esempio diremo il signor Z. Le piace? Sì, sì, benissimo. Or dunque mi ascolti. Capita da me un certo giorno un certo signor Z, non meglio identificato, e due cose emergono subito da un rapido scambio di parole. Primo, egli risulta affetto, già lo abbiamo accertato, dalla ben nota nevrosi da scambio, situabile sintomaticamente sull'asse interrogazione-risposta. Secondo, egli accenna, sebbene brevemente, a un sogno, probabilmente ricorrente, se non addirittura ossessivo, nel quale sono coinvolto io medesimo, il Freud. Quanto a detto sogno, si sa per ora solamente che lo Z brama, pare da tempo, incontri onirici, non meglio definiti con il Freud. No, onirici no. Non onirici? No, no, incontri veri, come questo. Ha detto veri, interessante. Ma lei sogna, mi scusi, il signor Z diceva di sognare di incontrarmi. Precisamente. Sognava un incontro, più incontri, non so, con me. Sì. Sognava di incontrarmi, insomma. Sì, sì. Sognava un incontro, in sogno. Sognava in sogno, naturalmente, ma nel sogno l'incontro era ben reale. Sognava questo, che io mi viva adesso, che lui si vive adesso, cioè là, lo Z. Scusi che prendo un appunto. Il signor Z, lei intanto si distragga un po', si rilassi, e sogna di incontrarmi fuori del sogno e parla di un incontro vero, virgola, che se lo vive adesso, punto. Alla luce della nevrosi di base sopraindicata, virgola, il soggetto dimostra un intenso desiderio di identificazione con il medesimo Freud, due punti. Il rovesciamento interrogazione sbarretta risposta può dunque chiarirsi come brama male repressa di sottoporre il Freud fatto paziente, virgola, a oggetto di analisi con corrispondente sostituzione di persona, punto. Ho scritto qui poche parole, non ci badi e vada avanti. Professore, io mi sento così inibito. Ha detto inibito? E certo, capirà. Inibito. È un vocabolo che impiega sovente? Non saprei, credo. Lo ritengo del resto abbastanza diffuso e normale nel corrente uso linguistico. Il soggetto, virgola, sviluppando il proprio processo di identificazione di transfert, virgola, si appropria disinvoltamente del lessico analitico, virgola, onde facilitare lo scambio e la sostituzione. Dunque, inibito. Ma chiunque, professore, accanto a lei si sentirebbe inibito. È probabile che, virgola, onde alleggerire il proprio sentimento di colpevolezza, virgola, il soggetto giudichi che il desiderio di, virgolette, essere Freud, chiuse virgolette, onde sottoporlo a interrogatorio, virgola, sia poco meno che un'affezione universale. Inibito, inibito. E perché si sente inibito, scusi? Ma professore, un uomo come lei, con un uomo come me, vedermelo qui davanti,
cioè dietro veramente, che mi ascolta, che mi risponde, io ecco, non ho più parole. Mi sento un tale complesso di inferiorità. La nevrosi da scambio è ovviamente accompagnata da resistenze, virgola, che il paziente indica con un linguaggio abbastanza appropriato, virgola. E sia pure per appropriazione indebita e dunque al solito sintomatico, sottolineo il sintomatico, accennando a complessi di inferiorità, due punti. Forse è bene che noi facciamo un primo bilancio della situazione. Se crede, facciamolo. Mi pare di capire che lo Z, devo dire il dottor Z, scusi. Se preferisce. Ma sì, il dottor Z. Mi pare di capire dunque che il dottor Z concepisca il suo incontro con il Freud come un possibile scambio di persona, una vera sostituzione, sentita peraltro come indebita e tormentosa, con il ben noto uomo di scienza. In poche parole, il dottor Z vorrebbe prendere il mio posto, identificarsi con me, espropriandomi della mia personalità. Possibile. Inconfutabile, direi. Ma questo Z, caro professore, se così fosse, sarebbe di una stravaganza inaudita. Lo Z giudica stravagante il proprio atteggiamento, virgola, biasimandolo severamente nell'atto stesso in cui lo mette in pratica a capo. Si assiste così, virgola, pare, virgola, a una forma embrionale di realizzazione del desiderio, in quanto egli, virgola, autogiudicandosi, virgola, già ottiene in parte il proprio fine sostitutivo e puntini di sospensione. Egli, insomma, si guarda già con l'occhio stesso del Freud, punto. Diceva, se non sbaglio, di giudicare lo Z. Diceva, se non sbaglio, di giudicare lo Z un tipo stravagante. Lo dicevo al fine di meglio precisare che io con questo Z di cui lei va discorrendo non ho niente a che fare. Lo straniamento della propria personalità, virgola, presso lo Z, virgola, è già pervenuto a una sorta di sdoppiamento totale, virgola, onde già tende a non riconoscersi più in se stesso e a rifiutare ogni coincidenza con il proprio ego, appunto, punto. Ma senta un po', stringiamo i tempi, che la seduta altrimenti si fa lunga. E per un primo approccio mi pare di aver già raccolto una discreta messe di sintomi, di indizi e di ipotesi. Lei, questo Freud, come se lo vedeva in sogno? Ecco, io non so bene come spiegarle quelle cose che vedevo, perché si vede che stanno come sepolte in me, dentro, sotto, nel profondo, giù. A me già mi pareva di conoscermelo come da sempre, il Freud, lì nel sogno. Notare l'impressione di virgolettato déjà vu, fine del virgolettato, sottolineato il virgolettato. Dica, non pensi a me. Ci penso per forza, ci penso. Comunque, sì, io associavo la sua immagine alle figure più alte che avevo incontrato nella mia povera vita e mi sentivo attratto verso di lei da un impulso infrenabile e tuttavia accompagnato da una strana angoscia. La sua presenza mi pareva che dovesse sollevarmi tutto in alto sopra me stesso, sublimarmi quasi. Per me, guardi, era come un padre, il Freud. Eh? Ho capito bene. Capito che cosa? Ha detto come un padre. Sì, e non saprei come dire diversamente. Ai ai ai. Che cosa significa questo lamento? Significa purtroppo che il suo caso deve fermarsi qui. Perché significa, signore mio, che siamo già alle solite, al padre, cioè all'Edipo, cioè al triangolo e a tutto. E quando siamo lì a tutto, allora si chiude e basta. Ah, poveretto lei, ma che caso semplice che è, che caso trasparente. Così, se lei vuole che il nostro incontro abbia un minimo di sviluppo, anche uno sviluppino soltanto, qui si deve far marcia indietro, prima che ci arrivi anche la Giocasta, egregio dottore, e non ci sia più rimedio per noi. Dunque, torniamo di corsa al sogno e vediamo se ci troviamo una qualche scappatoia un po' problematica, un imbroglio un po' interessante, una storia un po' meno banale, via. Mi racconti per filo e per segno quello che si vedeva nel suo sogno. Avanti. Io sognavo così,
che mi vedevo davanti il Freud, cioè lei, di colpo, che mi diceva subito venga, venga avanti, la prego, e mi faceva segno che veniva avanti. E mi faceva coraggio e diceva non deve mica sentirsi a disagio, e mi spiegava che i clienti lui si li riceveva quando voleva ormai. E mi raccontava che c'aveva una targhetta d'ottone sull'uscio suo, là nell'oltremondo, che diceva una cosa come questa, mi sembra. Consultazione perpetua, giorno e notte. Notte. E poi mi diceva se l'avevo vista la targhetta. Io dicevo che l'avevo vista, ma gli spiegavo però che non ero mica un paziente io. Allora lui diceva che tutti dicevano così, che non erano pazienti, che invece erano tutti pazienti, da vivi e da morti, nell'oltremondo come nel mondo. Esatto. E allora si metteva che voleva farmi delle domande a me, che mi diceva che disturbi c'aveva. Io dicevo che non erano disturbi, ma che volevo fargli delle domande io, e lo dicevo in un modo tutto gentile. Mi scusi, caro Zeta, ma veniamo, la prego, così di un salto, di colpo, alla fine del sogno. È che non l'ho mai vista, professor Freud, alla fine. Mi sono svegliato sempre prima. E allora, attento. È tutto secondo le regole, vedrà. Adesso lei solleva lentamente la sua testa su dal lettino e poi il busto su fino a portarsi in posizione seduta. Poi lei si volge indietro e mi guarda. E io, come avviene di norma, per tutte le ombre dell'oltremondo, diventerò trasparente come l'acqua e svanirò sereno nel puro niente. E allora, dottor Zeta, lei alzerà un grido terribile di pianto, ma un grido sommesso, un po' strozzato, quasi livido, diafano, così, che farà come si sentirà poi, come le verrà più spontaneo e più naturale, come le sgorga proprio adesso, su dal profondo. Guardi attento, adesso che si gira, che mi cerca qui con gli occhi, ecco. Papà, 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 papà! Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Edoardo Sanguinetti con Sigmund Freud. Sigmund Freud era Paolo Bonacelli, regia di Andrea Camilleri.